Sostenibilità ambientale e alfabetizzazione finanziaria sono i temi che per il secondo anno consecutivo il Save Tour ha portato all'attenzione di studenti e adulti nelle piazze d'Italia. L'iniziativa, realizzata da Museo del Risparmio, Bay Institute e Scania, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha preso il via a ottobre 2019 da Torino. Save è una parola inglese che significa risparmio o risparmiare, ma per noi è un acronimo di quattro parole: sostenibilità, azione, viaggio, esperienza. Era necessario non aspettare che le classi possano venire al Museo del Risparmio, ma portare il museo da loro. Per raggiungere gli studenti e le loro famiglie, i contenuti edutainment del Museo del Risparmio hanno attraversato lo stivale a bordo del Discovery Track, un laboratorio itinerante allestito su un veicolo Scania di ultima generazione. Il nostro veicolo industriale, per una volta ogni tanto, non porta solo merci, ma porta cultura, porta gioia, porta gioco. A bordo del Discovery Track, gli studenti delle scuole primarie e secondarie sono stati guidati in tre percorsi tematici e hanno sperimentato giochi interattivi per acquisire conoscenze di base e maggiore consapevolezza su tematiche finanziarie, corretta gestione delle risorse ed economia circolare. Chiaramente questo è un progetto di principi che punta all'educazione dei ragazzi, nel senso di ottenere un bagaglio di valori positivi per quanto riguarda la sostenibilità, l'educazione finanziaria, la sociabilità. Oltre il 95% degli insegnanti che hanno partecipato si è dichiarato molto soddisfatto o soddisfatto dell'iniziativa. La seconda edizione del tour ha toccato 5 regioni e coinvolto 87 scuole prima della sua chiusura anticipata a marzo 2020 a seguito delle misure restrittive per il contenimento dell'emergenza sanitaria. Tuttavia, le classi già registrate hanno avuto accesso a un'area riservata sul sito web del Museo del Risparmio, dove hanno potuto scaricare i contenuti multimediali e i kit per i laboratori da utilizzare nella didattica a distanza. Due le novità di questa edizione. Il Discovery Track, nelle ore pomeridiane, ha aperto i suoi laboratori e giochi anche agli adulti, che si sono sfidati per conquistare il titolo di campione del riciclo. Inoltre, tutte le classi, incluse quelle che hanno partecipato via web a seguito della chiusura anticipata del tour, sono state premiate con un albero di cacao piantato in Camerun da un agricoltore locale. I 240 arbusti hanno arricchito la Foresta Save, una piantagione che dimostra come consapevolezza e progettualità possano avere un'influenza positiva sull'ambiente, sul futuro e sul benessere di tutta la società.